Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Eh sì, me l'avete chiesto e purtroppo devo farlo. Arriva prima o poi per tutti il momento di crescere, di dare quel qualcosa in più al canale e oggi lo faremo giocando Mameku Super Saiyan Kaioken, personaggio che non descriverò, basta sapere che è uscito insieme a Paiguan trasformabile. Lo giocheremo nel Super Saiyan, per l'occasione ho anche solboostato Bardock Zenkai 3, giusto per darci una mano. Questi sono gli equipaggiamenti e andiamo a mostrare la vera potenza di questo personaggio. Primo game, la fortuna ci sorride perché siamo contro un doppio blu Super Saiyan, blu-blu purple. E forse, dico sempre forse, contro un bicolore blu riusciremo a fare qualcosina. Ok, già sta venendo shottato da Broly, non è proprio l'inizio migliore per lui, però come con Omega dobbiamo scendere sotto il 50% di HP, perché poi tiriamo la nostra verde e ci prendiamo l'Endurance, meccanica particolare, però devo dire carina, almeno utile, visto che il Super Saiyan non ha nessun Endurance o cose simili. Ok. Danni contro Gohan Purple, possiamo anche lasciarli stare. Vorrei vedere i crit contro i blu dopo. Però i crit, Mameku, devi crittare perché se no questa partita non la vinciamo mai. Già Rising Rush così? No, cioè per quanto 0.1 non sono riuscito a mettere Goku. Niente Endurance, già Bardock ci muore e ci rimane Gogeta. Che colore di svantaggio? No, ok, parato. Piangere in anticipo funziona, perfetto. Tiriamo questa special, mamma mia. Danni poderosi. Ok. Oh, ok. Va bene, quella blast l'ho accettata. Sì, perché devi crittare, se non critti qua non riusciamo a fare molto. Il suo kit non è difficile da spiegare. Entra, si prende un buff sulle blast, cade dello speed che sparisce dopo 20 secondi. E con la main si ribuffa le blast semplicemente. Poppa la main che gli dà l'ultimate che può feintare, finisce lì. Poi sotto il 50% di HP, tirate la verde e vi prendete l'Endurance. Fine. Non ha altri utili di il nostro buon Goku. Vi ricordo che lui è stato la seconda parte dell'anniversario del secondo anniversario. Quindi quest'anno abbiamo avuto Gohan e Bojack, lo scorso anno Paiguan e Goku Super Saiyan Kaioken. Non fa... Mamma mia, non ci voglio ripensare, non ci voglio ripensare. Lo stiamo giocando, apprezziamolo per quello che è. Ok, sta verde ottimo sul Tegel. Oh, finalmente un crit. Questi sono i danni che voglio vedere. Certo, di Strike sei una disgrazia. Però, se critico le blast. Ok. Che poi io ce l'ho 4 stelle. Ovviamente non ci ho mai pullato. Mi sono solo disperato quando mi uscivano le pull, solo quello. Perché nel suo banner penso che neanche ho fatto le daily da quanto ricordo. Broly muori e già uno ce lo siamo tolti. Però mi va bene, mi devi crittare sui blu. Perché se no in questo showcase non fai letteralmente nulla. Ok, possiamo rientrare. E qui andiamo all'in, ragazzi. Strike, main. Mio Dio, se non ammazzi Bardock così è preoccupante, ti prego. In teoria ha il massive damage, quindi un pochino dovrebbe fare. Ti prego, ammazzalo, ti scongiuro. Ok, ci siamo. E muore anche. Meraviglioso, meraviglioso. Abbiamo anche la windscreen. Ok, siamo contro Gotki. Questa volta abbiamo il colore viola ad affrontarci. Purtroppo niente bicolor blu, che penso sia assolutamente il suo miglior matchup. Perché al di fuori non credo abbia matchup favorevoli questo personaggio. Perché, capite, io magari insulto Goku 4LF durante gli showcase, insulto Nova Sharon. Però qui stiamo proprio toccando il fondo, qua stiamo. Tipo, dove lo metteresti in tier list? E non ci sta in tier list questo personaggio, capito? Siamo proprio nei bassi fondi, nella feccia. Però, però.
Me l'avete chiesto, ragazzi, quindi sono qui per voi. Meraviglioso showcase. Ok, ci stiamo. Vabbè, siamo usciti sotto il 50% di HP. Prendiamoci l'End. No, forse neanche l'ha preso l'Endurance. Non ho controllato perché stava proprio a 50 preciso. Ok. Però mi servi, contro quel Goku Super Saiyan Blue Zenkai. Mi servi, devi fare danni. Ovviamente Gogeta si porta sulle spalle un po' tutto il mio Super Saiyan, come ogni showcase, porello. Penso che mi odierà. Ok. Facciamo così. Oh, buono, buono, siamo entrati in combo. Con le strike, ve l'ho detto, faccio poco. Boh, diamo di Ultimate, non credo che abbia Vegito dietro, quello viola. Non lo so, in teoria potresti anche ammazzarlo. Sto Vegito dovrebbe essere bello squishy. No, no. No, no, non l'ammazza, non l'ammazza. Ok, tiriamo un'altra verde. L'Endurance mi sa che l'ha preso prima, a questo punto, perché è uscito il No Effect. No, 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 no. Cioè, ho dovuto farlo, però voi non fatelo a casa, cioè, sacrificate quello schifo immondo. Bardock, lo so, mi dispiace. Neanche posso far entrare Gogeta perché me lo sciotta, cioè me lo sciotta. Ok, Bardock muore, adesso tocca fare un clutch davvero difficile. Molto difficile. Ok. Devo schivare per forza, se no abbiamo perso. Ok, uno muore. Ovviamente grazie a Gogeta. Buono. Entriamo con Namekku. No, perché ho schivato. Ok. Calmi, 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 calmi. Abbiamo reso in grascia dalla nostra. Sì, tira l'ultimate, tira quello che vuoi. Tira quello che vuoi, va benissimo. No, ci ha pareggiato. per fortuna che ha sbagliato il clash. Ci ha pareggiato il Racing Crash. Ci ha pareggiato il Racing Crash. Come faccio io? È finita sta partita. Ok. Calmi. Allora, penso che aspetterà proprio l'ultima carta per mettere Goku e tankarla. Però non pesco altro. L'ha sacrificato. Ottimo. Forse abbiamo ancora qualche chance di vittoria. Allora, con calma. Facciamogli prendere un bel po' di carte. Siamo alla terza, quarta. La quinta la faccio subire a lui che si leva l'Endurance. Oh, forse non riesce a tirarla. Perfetto, ci siamo. Abbiamo ancora l'Endurance. No, dai. Andiamo indietro. Non mi andare indietro. Oh, calmi, 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 forse ho sbagliato. Vai, vai, tirami i pugnetti. Bravo, bravo. Ti prego, finiscila. Ammazzalo. Ok, 2 su 2. Ottimo. Ok, siamo contro Vegeta Clan con Vegetozaru, Majin Vegeta e Trunks Kid. Ma questo Namekku non si deve preoccupare dei team che ha contro. Ogni singolo matchup è un incubo per lui, quindi siamo tranquilli. Non dobbiamo preoccuparci. Va bene, entriamo con Goku, dai. Blu base form di Majin Vegeta, facciamo i seri. Ok. Ovviamente sta crittando, per fortuna. Vabbè, di strike è sempre un pianto, però lui buff li ha sulle blast, quindi possiamo su per giù capirlo. Ok. Mi ricordo che ai tempi quando uscì c'era tipo il paragone o questo Goku o il Super Saiyan 4 Full Power per Saiyan o Son Family, forse Son Family, che davvero facevano un po' piangere entrambi in realtà, eh. Già subito. No, forse era meglio il Full Power. Full Power dai tempi era accettabile, almeno in un Son Family. Questo Goku, anche se buffa le Z-Ability, diciamo che fa piangere uguale. Ok, cerchiamo di prendere il feint. Lui in teoria ha un 30% di feintare su quest'ultimate, che è tanto. Perché non feinti mai? Cioè, ha pure crittato, non ha fatto danni. Quanto ha fatto? Un quarto? Cos'è questa roba? Che cos'è? È un mio sputo. Che cos'è? Un tappino di Gogeta quel danno. Ok. Ha forfettato così. Ottimo.
Ok, siamo contro un team particolare, perché è una sorta di Saiyan barra Gotki, però con un sacco di stelle, anche Zenkai benciato. E vabbè. Qui ovviamente Goku è praticamente morto con la prima combo, ma lo dovrò salvare a mio discapito. Abbiamo una grind e magari dopo gli diamo l'endurance. Non credo sia un bot, perché non aveva i tratti da bot, mettiamola così. Ok? Tanto adesso ce ne accorgiamo dal gameplay, ma comunque già sto vedendo cose che non farebbe un bot. Ok? Prendiamoci l'endurance, visto che è già praticamente morto. Non credo possa crittare perché non l'ho switchato da Bardock. O almeno non hai crit buffati. Danni che sul per giù ci possono anche stare, considerando game base form. Ok. Entriamo con lui, vai. Cerchiamo di prendere un feint. Ah, pensavo morisse, eh. Solo con la special, invece no. No. Qua schiva, 100%. E invece no, attenzione. Abbiamo la possibilità sul clash. Beh, 9,90 direi che basta, eh. Ok, qui mette la cover. No, non l'ha messa. Allora rientriamo in combo, dov'è il problema? Non l'ho messo in cover, ha sacrificato. Meglio, meglio per noi. Forse aveva paura di un bait. Ok. Possiamo entrare in combo. Abbiamo anche crit, vediamo un pochino. E che riusciamo a fare? Quello che riusciamo a fare. Da, oh, a 1 milione di HP. Due strike e un ultimate, ti prego. A 700.000 HP. Cioè, ce la fai con l'ultimate a fare 700.000 HP? Ti prego, cioè, prima su Trunks Kid ne hai fatti due. Oh, grazie, grazie. Che poi 1,6 milioni in tutto, quindi preciso, eh. Cioè, avrà fatto proprio 700.001. Ok. Ovviamente dobbiamo risalvarlo. Rising Rush metto Bardock. Non l'ha tirato? L'ha tirato dopo. Va bene, va bene. No, non ci facciamo domande, va benissimo. Per il nostro Mimikyu va benissimo. Ok, dai. Voglio finire con la windscreen. Finiamo con la windscreen. Ce la rischiamo, andiamo. Vabbè, stai calmo. Questo ci toglie anche l'endurance. Cattivissimo. Vai, vai, vai. Crittato alla fine. Perfetto.